Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi anche oggi non possiamo non parlare delle novità che stiamo per ricevere su Fortnite. Una giornata importante ragazzi, quella di oggi, martedì 14 agosto, perché come sapete meglio di me arriverà la patch 5.3 del nostro gioco sparatutto preferito. Come ogni martedì ragazzi, l'aggiornamento più o meno importante vede introdurre nel gioco fattori nuovi, elementi nuovi, modalità sembrerebbero nuove, e questa volta ragazzi le cose che sono davvero all'apice dell'interesse dei ragazzi sono due. La prima ragazzi è l'introduzione finalmente della skin di Twitch Prime. Lo abbiamo visto ragazzi, il Sergeant Griller dovrebbe arrivare proprio con questa patch fra pochissime ore, non più di due diciamo, e diventerà disponibile per tutti i possessori di un account Twitch Prime. E in secondo luogo ovviamente ragazzi l'arrivo del nuovo fucilozzo violentissimo da cecchino, il Barrett 50. Abbiamo visto ragazzi nel video gameplay di ieri quanto faccia male il Barrett 50, ragazzi incredibile, tira giù un albero con due colpi, per dire, butta giù le strutture nemiche come se fossero fatte di burro, e ovviamente se preso in testa dovrebbe one shottare un avversario. Quindi ragazzi ovviamente tutti in attesa, anche perché questa nuova patch dovrebbe, non abbiamo la certezza, ma dovrebbe portare anche il nuovo starter pack, quello che abbiamo praticamente disponibile una volta ogni season. Vi ricordo il primo fu nella season 3 se non ricordo male, non so se ci fosse nella 2, credo però anche nella 2. Abbiamo visto che questo starter pack dovrebbe essere disponibile in questa settimana da oggi, ma non sappiamo quale sia la skin, quindi staremo tutti a vedere. Vi ricordo, per andare ad acquistare lo starter pack bisogna andare nel negozio di gioco, non nello shop, proprio nel negozio, e troverete prima dell'acquisto dei 1000 V-Bucks la skin da 4,99, che di solito ovviamente ha il corredo completo di backpack e piccone. Ma ragazzi c'è una roba interessante che è stata recuperata nei file di gioco. Qua ovviamente io non posso non ringraziare Fabione, perché questa qua è roba del Fabione che me l'ha mandata ieri. Ringrazio anche ovviamente come sempre il gruppo Telegram Delix. Ragazzi, un progetto che da un bel po' se ne parlava già, ne parlavamo nella season 3, ne abbiamo parlato anche nella season 4, sembrerebbe che non eravamo gli unici a parlarne, tanto che Fortnite Epic Games abbia deciso di introdurlo veramente. Questi sono file recuperati nel gioco. Mi tengo. Pronti che mi tengo? 3, 2, 1. Argadala, guardalo qua. Prot. Allora ragazzi, questo è un ombrello color oro. Può somigliare a un ombrello che già esiste su Fortnite, vi posso garantire non è lo stesso. Che cosa vuol dire? Questo ragazzi potrebbe essere il primo di una serie di ombrelli che verranno dati al giocatore che totalizzerà un tot di vittorie su Fortnite. Non sappiamo quante, sappiamo però che in base al numero di vittorie complessive del giocatore noi avremo la possibilità di ottenere un ombrello diverso. Si partirà
da questo che è il bronzo ad arrivare a quello prima che avete visto che è quello d'argento, per chiudere ovviamente con l'ombrello d'oro, in modo da mostrare a tutti e sfoggiare la nostra abilità di gioco. Tanta roba questo tris di ombrelli, ragazzi, che tutto quello che ci danno e che possiamo utilizzare per il nostro personaggio a me personalmente non fa schifo, quindi sono contento di brutto, anche se fossero tre ombrellini come questi. A me, per quello che mi riguarda, non mi dispiace. Ma attenzione, ragazzi, perché nel gioco sono state trovate delle altre immagini abbastanza particolari, ragazzi, di un altro elemento che si è scoperto un paio di settimane fa, ma che non è mai stato reso noto, almeno da me, visto che non si erano trovate immagini relative che ne confermassero l'esistenza. Sembrerebbe, ragazzi, che con la patch 5.3, oltre ad arrivare una nuova modalità che dovrebbe essere la modalità Take That, Lose That. Cosa vuol dire? Non sappiamo se arriva questa settimana. Io ve la butto lì in anticipo. Poi, se non dovesse arrivare questa settimana, ne parliamo bene con calma, perché ho un paio di file. Take That, Lose That è un modo di giocare che a me piace tantissimo, che già, ragazzi, fu introdotto nei vecchi Battlefield da partire a 4-5 anni fa. Come funziona? È una modalità a tempo, di solito, che prevede che tutti gli avversari comincino la loro partita con un'arma. Quindi non sappiamo se in questo Fortnite verrà riadattato, nel senso, troverai solo quel tipo di arma quando ti butti. Quando tu inizi con la prima arma, mettiamo arma numero 1, pistola, quindi tutti hanno solo la possibilità di trovare le pistole nel gioco. Nel momento in cui tu, che hai la pistola, killi un altro giocatore, automaticamente butti via la pistola, non la puoi più usare e passi all'arma successiva. Quindi dalla pistola potrebbe esserci la mitraglia silenziata e tu devi fare una o più kill con l'arma silenziata, magari incontrando gente che ha ancora la pistola o magari incontrando gente che è già più avanti di te, quindi potresti incontrare gente con la mitraglia normale, per dire. Questo è il concetto del gioco Take That, Lose That, che almeno su Battlefield era veramente veramente divertentissima. Ma la cosa che volevo farvi vedere, ragazzi, è invece quello che è stato scoperto per quanto riguarda la skin dell'archetipo, ragazzi. Se ne parlava da un po', lo avevamo già visto, non sapevamo se fosse vero oppure no, ma dei file ci potrebbero garantire, ragazzi, che con la patch 5.3 ci sarà la possibilità di personalizzare i colori dell'archetipo, ragazzi. Sembrerebbe che siano tre le varianti di colore. La prima la vedete al mio fianco, ragazzi, il colore rosso fucsia circa. La seconda, da verde, diventa blu, e la terza, ragazzi, da verde diventa giallo arancione. Io vi dico, ragazzi, questi tre colori non lo so, io prenderei questa notizia con i guanti, come vi dico sempre, ragazzi, non sono proprio sicuro che sia una cosa che potrebbe accadere. Magari succede e il Fabione ci ha preso, nel senso, però, ragazzi, prendetela sempre con i guanti. Beh, ragazzi, io quello che volevo farvi vedere credo di avervelo fatto vedere. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, raga, un bel pollicione in su se vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!